Ci si avvicina sempre di più ai prossimi appuntamenti elettorali amministrativi e intanto Articolo 1 consolida il proprio ruolo sia in città di Brindisi che nel territorio con programmi, obiettivi e le prossime iniziative. Sì, è sicuramente così. Noi oggi abbiamo convocato questa conferenza stampa alla ripresa delle attività dopo un piccolo periodo di ferie e l'abbiamo convocata con due ordini del giorno. Uno per far sapere alla cittadinanza, per definire qual è il nostro ruolo e qual è la nostra funzione all'interno del panorama politico brindisino. E l'altro per dire quali sono le iniziative che porremo in campo a partire da oggi e con cui vogliamo discutere con la città, ma anche con i nostri possibili partner politici per un'eventuale coalizione che si debba presentare alle elezioni comunali del prossimo maggio. Teniamo presente che il prossimo anno, in primavera, si vota anche le elezioni politiche, quindi noi saremo comunque in campo per queste due competizioni. Qual è il ruolo di Articolo 1 del Movimento Democratico Progressista di Brindisi? Noi siamo nati in alternativa al PD, siamo un movimento e quindi non seguiamo le logiche che costruiscono un partito che non è più un partito ma che è una somma di comitati elettorali e quindi siamo un movimento inclusivo, aperto a chi vuole condividere con noi quelli che sono i nostri valori di fondo, che sono scritti nella nostra carta dei valori. E per quanto riguarda la città di Brindisi, noi abbiamo detto un'altra cosa. Chi vuole aderire all'articolo 1 e vuole fare politica con noi deve avere una netta rottura con quelle che sono state nel passato tutte le pratiche e con i personaggi che hanno governato questo comune e che lo hanno fatto in modo deleterio. Quindi noi ci proponiamo, così come siamo a livello nazionale, di unire a sinistra tutti quelli che sono i partiti, i movimenti che si richiamano alla sinistra. E in questo modo Quindi dal PD riavvicinare. alla rifondazione della destra. Non facciamo un elenco di sigle, noi diciamo che siamo questi e intorno a questi valori noi ci vogliamo misurare. Tenete presente che noi abbiamo avviato già tutta una serie di iniziative, di incontri con soggetti che sono a sinistra, che sono movimenti, partiti, sindacati, associazioni e quant'altro. Abbiamo già incontrato la CGIL, abbiamo incontrato Brindisi Bene Comune, in settimana incontreremo possibile Sinistra Italiana, nei prossimi giorni incontreremo tutti gli altri soggetti che per esempio sono nella casa della sinistra di Brindisi e non ci fermeremo qui. Noi esporremo quelle che sono le nostre idee, le nostre convinzioni, i nostri valori. Intorno a questo nucleo cercheremo di avere consenso per formare eventualmente una coalizione. Ma non è l'obiettivo principale quello di fare la coalizione, ma è quello di riproporre a Brindisi una possibilità di poter dialogare, di poter discutere, di amare questa città. Lo ha richiamato sabato sera Monsignor Caliandro. Volere bene a questa città, noi l'abbiamo detto più di qualche mese, è da marzo che siamo nati e diciamo queste cose. E noi intorno a queste cose che diciamo, noi vorremmo trovare tante persone, movimenti, partiti o singole persone, che condividono con noi questo percorso. Rivendicherete il ruolo di sindaco, di candidato sindaco? Non è all'ordine del giorno, è molto lontana la competizione, non ci appassiona questa discussione. In città iniziate la girandola dei nomi, accostano al vostro movimento ex PD, i fuoriusciti. Lei si sente quindi alla luce di quello che ha detto di smentire queste voci? Si parla di Luperti, Monetti. I rumors non è che non li abbiamo sentiti. Noi abbiamo detto, l'ho detto prima, l'abbiamo sempre detto, siamo un movimento, siamo inclusivi e aperti, ma per poter aderire al nostro movimento ci sono due discriminanti. Uno è riconoscersi nella carta dei valori di articolo 1 e due, una netta cesura con le pratiche e gli amministratori del passato. Quindi la risposta è no.